Guarda, le emozioni sono sempre, sempre forti, perché comunque la categoria, sì, è vero che era una serie D, ma di serie D aveva poco, nel senso che a partire dall'allenatore che mi ha voluto fortemente qua, ed era un'ambizione, una cosa vincente, quindi penso che le emozioni siano forti, perché vincere è sempre, sempre bello. C'erano tutte le possibilità di vincere, l'abbiamo fatto in una maniera, secondo me, incredibile, perché con numeri e risultati incredibili non è stato così facile come tutti si pensano, perché anche noi abbiamo avuto qualche difficoltà, però ripeto, l'organizzazione societaria e strutturale della squadra ha permesso sì che questo potesse accadere, quindi siamo veramente felici, io in primis, perché riportare Ischia nei professionisti dopo 15 anni è sicuramente una fonte di orgoglio. Andiamo obiettivo per obiettivo, adesso siamo nel campionato, abbiamo ancora due partite importanti da affrontare, come hai detto tu, perché vorremmo concludere questa annata calcistica del campionato con questo record di punti che ormai vinci da tantissimo tempo, quindi sarebbe bello poter scrivere il nome dell'Ischia nel record e aspettare che qualcun altro ci batta, e poi dopo ci sarà la post scudetto, perché come tutti sanno, vincere la post scudetto e poter mettere lo stemma dello scudetto l'anno prossimo sulla maglia, semplicemente sarebbe una cosa ancora, ancora bella, perché anche se fatto in un campionato di Serie D e tutto quanto, coronerebbe un'annata e un dispendio di energia da parte di tutti noi tifosi, della squadra, della società e di tutti i tifosi, sarebbe la ciliegina sulla torta. Ma sai, queste partite sono sempre da affrontare con la massima cautela, perché è vero che magari le cose in palio, gli obiettivi sono diversi, magari il Pescara l'hanno tutti già per spacciato, mentre Napoli deve vincere per la Champions, però nulla, nulla è scontato. Il calcio è bello perché metti di fronte anche queste due realtà, come può essere Pescara e Napoli. Io penso che il Napoli debba sicuramente affrontarla con il piglio giusto, perché ha in ballo una cosa più grande di quello che si pensi, perché l'entrata in Champions è fondamentale sia per la città, per i tifosi, per la città, per tante cose, quindi si gioca gran parte del campionato e arrivati nel punto cruciale della stagione non si può sbagliare. E di conto c'è un Pescara che viene da un risultato positivo fatto con la Roma e quindi sarà galvanizzata, gioca in casa e quindi non è mai, in casa si vuole sempre fare bene, bisogna sempre chiudere il campionato in maniera dignitosa, quindi anche se uno magari è spacciato, sa che comunque la salvezza sarà molto difficile, cercherà in tutti i modi di fare il risultato, perché comunque o pareggiare col Napoli o addirittura vincere sarebbe motivo di orgoglio personale per il Pescara. Però ripeto, il Napoli deve andare là, come sta dimostrando, la grande squadra, quella squadra che vuole ambire a entrare in Champions dalla porta principale direttamente, quindi penso che i valori alla fine ne verranno fuori, anche perché vedo un Napoli in netta crescita, quindi sicuramente bisogna essere fiduciosi. Io mi auguro per lui che ci possa essere questa possibilità, anche perché lui è venuto qua con grande impegno, ha saputo aspettare, sta aspettando il suo momento, e quindi però sapeva di far parte di una grande squadra, e quindi quando fai parte di una grande squadra magari ritagliarsi un po' di spazio diventa difficile. Però qualora ci fosse la possibilità, lui si è sempre allenato bene, si sta allenando bene per farsi trovare pronto. Qualora Mazzarri decida di farlo uscire in campo, mi auguro per lui che possa fare una grande partita per sé, per il Napoli e per togliersi qualche soddisfazione da quando è venuto qua a Napoli. Sicuramente